Ciao ragazze, bentornate sul mio canale. È da un po' che non registravo, una settimana. Non so quando vedrete questo video, ma sì, se vi state chiedendo è un'altra collaborazione, sì, e ci sarà appunto in alto nel titolo. Allora, io l'ho fatta, la sto facendo, avevo già postato. Allora, gira la ruota, ce la posso fare. Allora, dicevo che ho postato su Instagram qualche giorno fa la foto di questa. Nel frattempo un'altra azienda me ne ha mandata un'altra uguale, identica, però io devo recensire questa qui perché sono uguali, con l'unica differenza che qui non c'è scritto niente, mentre sull'altra me la passi, Daniel? Sull'altra, infatti, scusate se mi vedete liscia, è perché appunto ho utilizzato questo splendore. Però adesso ci arriviamo. Sì, questa qui che è ancora un po' calda. Ho fatto i video appunto per Amazon. Dai, su, e scotta ancora un po'. Vedete, l'unica differenza è che c'ha la scritta, mentre cioè sono uguali, ragazzi. Cioè, mi trovo due spazzole. Sono due venditori differenti, ovviamente. Due spazzole uguali, con l'unica differenza che appunto qui c'è scritto NASV, una cosa del genere. Sì, beauty e qualcosa. Ok? Quindi questa è ancora un pochino calda perché l'ultima ha usato lei. Ok, allora torniamo a noi. Era dentro a questa scatola. Si presentava dentro, io ormai è fuori perché l'ho usata. E al suo interno c'era un piccolo questo. Aspettate, mi devo fermare perché nel frattempo mi sono data una scatolata sopra il dito che l'altro giorno mi sono tagliata. Scusate ragazze, a dopo. Rieccomi. Allora, scusate, spero che non vi ha fatto un po' troppo schifo, ma l'altro giorno mi sono tranciata un dito, si può dire, e adesso lo tengo così perché odio metterci il cerotto, perché è in un punto dove il cerotto non sta, è proprio tra l'unghia qui e il polpastrello sotto qua, quindi anche mettendolo non va, e poi lo devo tenere premuto perché insomma non si ferma, e va bene, ok. Non ricomincio, ma riprendiamo. All'interno della scatola ovviamente c'è la spazzola lisciante, e all'interno, sempre all'interno, Valeria, sì, ci ho trovato un piccolo Debian, insomma spiegato ovviamente in inglese, perché è un prodotto cibo comunque, ok, avanti dietro non ce ne può fregare di meno perché tanto non si capisce niente, è piccolino, e io continuo ancora a mettervi spiaccicati davanti alla webcam che questo programma li fa all'incontrario. Vabbè, mi sono capita da sola. Andiamo avanti. Allora, promette di fare questo tipo di lavoro. Devo dire che mi sono trovata molto bene. Io non ho molti capelli, sono molto fini, cioè se io tipo faccio così, vediamo quanti ne vengono fuori, no, sono un paio che manco si vedono, ma io così, anche se da quando sto usando l'olio di argan alle punte e proprio frizionando, perché ovviamente l'olio di argan non è buono soltanto per la cute, ma proprio per la pelle, quindi idratando e inserendo, facendo una frizione. Ci avete presente quando il parrucchiere vi friziona appunto alla testa quando mette soprattutto le maschere o lo shampoo, anche di solito, però più per le maschere, e friziona molto bene, che sembra che c'ha tipo le spatolette, ecco, così va fatto in quella maniera l'olio d'argano, in modo che penetra anche nel cuoio e all'interno appunto della pelle, molto buono, mi sto trovando bene. Per info chiedetemi sotto, non ho problemi. Ok, veniamo al gioiellino. Il gioiellino si presenta così. Era appunto coperta da questa, vediamo. Il filo è già tutto, ho tentato a rimetterlo, ve lo giuro, ma io non sono buona con sti cose, ogni volta che giro poi boom, scappa. Vabbè,
le disgrazie altrui le lasciamo. Ok, ci sono ancora un po' di capelli, scusate perché appunto l'ho appena usata, è tiepida. Non ve la faccio vedere accesa perché vi lascio il tutorial da qualche parte, non so, se riesco lo faccio andare mentre parlo, altrimenti ve lo metto alla fine, così potete vederlo. È lo stesso video che poi ho fatto per Amazon. Ok, si presenta così, arriva a un massimo di 230 gradi, non ve lo consiglio perché scotta di brutto e io per un attimo ho avuto paura che me lasciavo tipo mezza ciocca, e infatti ho abbassato a 170 o 160 gradi. Quando inserirete la presa, appunto la spina nella presa, e l'accendete, la prima cosa che noterete, si alza da sola il volume. Non so fino a dove, perché io poi ho alzato con il più, poi con il meno, insomma ho fatto un po', l'ho portata poi a temperatura massima e ho iniziato a pettinarli. Al primo impatto l'odore che usciva dalla spazzola, è uscito anche il fumo, devo essere sincera. Avete presente, a me mi viene in mente quando riscaldi tanto la pistola a caldo, quindi la pistola a caldo con la colla, è da tanto tempo accesa e tu la vai a premere per far uscire la colla e esce il fumo e quell'odore di tipo di bruciato, tipo così, e lì per lì ho pensato che non era buona, invece no, è proprio l'odore del surriscaldamento della spazzola, perché poi ha tutte micro palline di gommate, non so se lo potete vedere, ripeto scusate se ci vedete qualche capello, ma l'ho appena utilizzata. Ha queste gommine che nei capelli, nei tanti capelli, non fanno molto male. Come vi stavo dicendo prima, io invece ho notato qui dietro, quindi questa parte qui, cranio, nuca, cos'è, un po' di dolore, perché avendo pochi capelli la spazzola quando tira giù non sembra che pettina, ma striscia, e strisciando ovviamente, essendoci questi pallini di gomma, vi lascio immaginare il dolore. Però mentre da qui a qui va bene, infatti probabilmente va usata così, nel senso non credo che vi consiglio di partire da qui andando giù, ma da dopo l'attaccatura a giù. Almeno penso, poi che magari qualcuno mi corregga, perché mamma che male questo dito. Nulla, diciamo che il prezzo sì, non costa tanto. Ho visto tante ragazze che fanno recensioni di questa spazzola e hanno quasi detto tutte che funziona. Però la mia amichetta Gianina di Parmigiamo Insieme ha detto che lei ha provato quella originale, cioè quella suppongo buona, non riprodotte falsatamente, tipo cioè, oddio, falsatamente, nel senso a poco prezzo, quindi suppongo che non siano proprio di ottimissima qualità rispetto a una spazzola uguale a questa che ne costa tipo 50-60 euro. Io non ce li spenderei, ma non voglio dilungarmi perché non ho idea di quanto costi la spazzola tra virgolette originale. Però voglio dire a Gianina che la mia funziona da Dio. Entrambe funzionano, tutte e due. Portando la temperatura abbastanza calda, io non ho notato grandi difficoltà. Mi dispiace se tu ti sei trovata male, appunto, magari a volte vedi spendere di meno, a volte significa avere anche lo stesso un buon prodotto. Nulla, io non ho nient'altro da aggiungere, se non che vi lascio i link del venditore, il prezzo perché adesso non mi sovviene, e vi do un consiglio, provate a chiedere anche voi la collaborazione, non so, perché magari cercate il venditore, lo cercate in Italia, provate a vedere se anche questo venditore è in Italia, oppure fate la richiesta e vedete, ve lo dice stesso il venditore, perché magari i nomi cambiano. È gentilissima perché non mi ha mandato solo questo, mi ha mandato altre cose, il colpevole, il frulla tutto lì di questo, un frullino da cucina, ma non è
cioè non è il caso. E niente, io do un voto da 1 per stare larga a 5, 5, perché il lavoro lo fa, nel senso allisciare alliscia, non lascia i capelli con i nodi, anzi li toglie addirittura. Questo è un carro armato, quando passi con questa te li... cioè secondo me i nodi fanno mi sciolgo da sola, da soli, insomma si sciolgono da soli. Do un 5 perché alla fine è buona, non pesa eccessivamente, calcolando il fono, vabbè, ovviamente se la metti a pari di una piastra dipende, però secondo me la piastra è molto più scomoda perché ha quelle due pinze, cioè ha le due piastre, proprio piastra appunto, da dove devi inserire appunto i capelli e tirare. Io mi trovo molto più veloce con questa e sicuramente più comoda. È anche più facile trasportarla. La metti, la leghi attorno appunto col filo, la metti in un sacchetto e il gioco è fatto. La piastra dipende che piastra hai, dipende appunto da tante cose. Però io se proprio devo scegliere tra la piastra e una spazzola lisciante, sicuramente scelgo la spazzola lisciante, sì, perché comunque è più veloce, ma anche per tutti i giorni non ci vuole niente che cioè una volta inserita la spina sale, c'è cioè il display che si illumina, dopo lo vedrete dal tutorial, si illumina il display e comincia ad andare avanti 2, 5, 6, 8, 20, via. Ok, l'ho detto a casaccio per farvi capire che va crescendo piano piano da sola finché voi non la regolate tra il meno e il più per regolare appunto i gradi. Il mio consiglio: non usate la 230, cioè almeno io ho avuto paura perché conosco i miei capelli e so che sono, ecco, sfibrati, pochi e vabbè. Magari se avete una chioma più, magari che ha un capello più riccio, più grasso, magari può darsi che non succede niente, però non ve lo assicuro, non ne ho idea. Io mi sono squisciata e quindi ho portato a 160. Portandolo a 160, questo è il risultato. Questo l'ho fatta una ventina di minuti fa. E dai, ci può stare, non vi faccio del dietro perché tanto, cioè, sono così, insomma. Io ho quattro peli, cioè non è che ho chissà quanti capelli. Niente, ho parlato troppo, tanto vi lascio al tutorial. Un bacio, ovviamente, ragazzi, per favore, un like. Ciao!